regolamento CPR per i cavi, le responsabilità degli installatori. In questo video cercheremo di capire quali sono, secondo il regolamento CPR, gli obblighi per l'installatore. Seguiremo quanto indicato nel decreto legislativo 106/2017, dove si definisce l'adeguamento della legislazione nazionale alle disposizioni stabilite nel regolamento europeo CPR. Ricordiamo che il regolamento CPR UE numero 305/2011 del 9 marzo 2011 è un regolamento europeo fatto per uniformare la classificazione della reazione al fuoco dei materiali installati in modo permanente in tutte le opere di ingegneria civile. Prende in esame molti materiali, tra questi i cavi di controllo e di comunicazione, su cui noi ci concentriamo, e li classifica in base alle loro prestazioni in termini di reazione al fuoco e in base a emissione, dispersione, scarico di sostanze dannose, in 7 classi: ACA, B1CA, B2CA, CCA, DCA, ECA, FCA, dove la sigla CA sta per cavo. Per saperne di più potete trovare un'introduzione al tema CPR e video dedicati a vari aspetti del regolamento sul canale YouTube di Sistemi Integrati. Fatta questa premessa, arriviamo al punto. Quali sono le responsabilità degli installatori? Se sei un installatore, quando si sta lavorando su edifici o comunque opere di ingegneria civile, devi sapere che punto 1. È importante selezionare cavi di classe CPR opportuna per assicurare un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio e un adeguato rispetto per igiene, salute e ambiente. È fondamentale sottolineare che la normativa europea non impone di usare una classe piuttosto che un'altra. La scelta sei libero di farla in coscienza, come professionista, in base alle tue valutazioni. Fanno eccezione solo gli edifici soggetti agli obblighi del codice di prevenzione incendi. Un altro aspetto che ogni installatore deve tener presente è che se mi trovo di fronte a edifici soggetti agli obblighi del codice di prevenzione incendi, le classi CPR da selezionare sono definite nella tabella S18 presente nel codice stesso. Questa tabella definisce diverse casistiche e in base alla tipologia di costruzione crea dei gruppi e indica per ogni gruppo una specifica classe CPR da utilizzare. Dalle note si evince la facoltà di utilizzare classi differenti purché siano adottate modalità installative che assicurino le prestazioni necessarie per il caso specifico. Terzo aspetto importante che ogni installatore deve ricordare. Completata l'installazione, bisogna riportare le classi di cavo scelte in un allegato alla dichiarazione di conformità. Dico. Il decreto legislativo 106/2017 prevede sanzioni pecuniarie e in certi casi penali per i casi di violazione degli obblighi di impiego. Le figure coinvolte sono definite nell'articolo 20. In particolare il comma 2 individua come figura responsabile dell'adempimento degli obblighi sopraelencati la figura del progettista dell'opera. Tale ruolo è tipicamente svolto da un professionista iscritto, ma può essere ricoperto anche dal responsabile tecnico della ditta che esegue i lavori, quando la tipologia degli interventi rientra nei limiti fissati dal decreto ministeriale 3708, per cui è sufficiente un progetto semplificato, definito elaborato tecnico. Infine, nota bene. Abbiamo detto che tutte queste indicazioni sono valide quando si sta lavorando su edifici e opere di ingegneria civile. Ricordiamo che varie sentenze hanno chiarito che opera di ingegneria civile qualsiasi opera che ha un ingombro sulle tre dimensioni. Anche un pozzetto o un traliccio può essere considerato opera di ingegneria civile. Per evitare giunzioni in pozzetto tra cavi in classe FCA e cavi in classi superiori, tecnicamente non opportune, è consentito l'ingresso di cavi in classe FCA in locali di servizio compartimentati in cui è prevista la presenza saltuaria di personale tecnico per limitati periodi di tempo. È il caso, per esempio, del locale contatori. Ricordiamo che questo video è realizzato in collaborazione con Cavel Italiana Conduttori.